Allora, siamo tornati su Card Monster, le giornaliere, come sempre. Un salutino a Zazzo che sta in live. Come sempre mi potete trovare in live su Twitch dalle 10 fino alle 19. Detto questo, ci andiamo a fare gli eventi di Card Monster. Lo so, Zazzo, lo so. È così. Guarda, io l'ho visto, addirittura già c'è craccato... Cyberpunk, però sai che me ne sono altamente fregato, perché ho detto, sai, ormai ho i miei titoli e va bene così. Se mi va lo scarico e ci gioco, se no non me ne frega proprio niente. Tanto mi immagino. Mi farò le prime 2 ore, poi dopo non ci gioco più. Sarà un mashup di un mashup di un altro mashup messo insieme, tutto accumulato. Sì, ma io l'ho voluto comprare. Ah, vedi? Pollo. Anche perché ogni update l'ha subito istantaneamente. Lo so, ma anche quelli che fanno quelle cose fanno gli update. Tu non ti stare a preoccupare. C'è tutto. Però, giustamente, se tu ti piace il titolo, hai fatto bene, eh? Per carità. Mica ti dico che hai fatto male. Io... non so quanto tu l'abbia pagato. Immagino anche tanto. Non l'avrei mai comprato. Prima controllo sempre. Soprattutto se non so craccabili. Se non so craccabili, già la cosa mi alletta ancora di più. Perché questo significa che... significa che posso tranquillamente giocarlo magari online o cose così senza avere problemi. Perché se il gioco è craccabile... già giù di lì significa che se c'è un online ci stanno cheat, hack e tutto. Non è vero, ho pensato che non la craccavano mai ed è uscito il giorno dopo non farmi... Tu devi chiedere a me quale gioco è craccabile e quale no. Tu devi chiedere a zio Sid, devi chiedere a zio Sid e fai... sì, te ne pensi questo gioco e io ti dico tutto, se è craccabile o no. Da come è fatto il gioco ti dico se è craccabile o no. E io ho visto subito, Cyberpunk, bam, craccabile, a posto, lascia sta. Beh, comunque faranno multiplayer. Tutta sta fatica e poi è single player. Boh. Tutta sta cosa, oh, è da un anno e passa che va avanti. Io mi ricordo che stava a Lucca Comics e c'è stava il coso di Cyberpunk. Oh, Cyberpunk. Segui ancora Ciccio Gamer? No, ma io non ho mai seguito Ciccio Gamer, però. Questo è il problema. Io non ho mai seguito Ciccio Gamer, perché dici così? No, non ho mai seguito nessuno. Dico la verità stavolta, non sto mettendo. Non ho mai seguito nessuno. E neanche su Twitch seguo qualcuno. Anche perché non c'ho tempo. Cioè, quando non faccio le live, faccio... carico i video, monto i video, quindi... Spuddino, eh? Spuddino non lo so che fa, lavora. Non lo so che fa. Ogni tanto passa, ma raramente. Ma ha fatto il logo. Ha fatto tutti i loghi. Grande, Spuddino. Non so che fa, se lavora, se sta a casa, boh. Ogni tanto becco su Discord, gli scrivo un messaggino. Grande Spuddino. Ti ricordi pure dei Spud, grande. Allora, andiamo avanti, qua stiamo massacrando il cinese qui. Devi una volta entrare su Discord perché devo provare le cuffie nuove. Guarda, io su Discord già ci sono, col microfono. Questo chi è? Qui stanno in chat. Non so perché mi dà i pot di Marco e un altro. Beh... mi dai botto di Marco di un altro su Discord?
Ci sta su Discord, però adesso sto facendo la registrazione per YouTube. Non vorrei che si incasinasse la cosa e mi si rovina tutta la live, capito? Quando ho finito la live, possiamo tranquillamente parlicchiare, magari. O se no, se stiamo dentro un gioco insieme, possiamo parlicchiare. No, con me non puoi farle. Che cosa? Con te non posso, no, mi immagino. Bravo! Bravo, hai capito? Visto che questo video andrà su YouTube e non su Twitch si potrebbe anche fare, non c'è nessun problema, però sto registrando per YouTube e se mi spari poi le madonne tue è finita proprio. Perù top, mamma mia! Pure dal Perù giocano. Attenzione, Perù top, bellissimo. E questo si chiama Filipin. Filipin, gli faccio un sorrisetto, va. Dal Perù. Sarebbe bello avere un mini giochino come questo. Avere account da tutto il mondo. Sostenitori da tutto il mondo. Io ho sempre detto che devo fare un minigiochino. Il Zazu sarebbe il mio numero uno che ci gioca. Come col drago io che ci faccio? Costa pure una cifra, 7. Lo devo buttare. È inutile. Vabbè, vediamo un po'. Comunque ho deciso, prendo la 3060 a fine febbraio. Che vuol dire? La 3060? Ma tu sei pazzo. Ma che ci devi fare? Ma che ci devi fare con la 3060? Ma non conviene, lascia sta. Aspetta almeno che scende, ce l'hai, non costa niente. Appunto, aspetta che scenda ancora. Guarda, mo mi fa volo rosico. Ambe. 300 euro, quindi su per giù costa. 300 euro. Non è poco. Però, manco tanto. È possibile che costa così poco e molto meglio di quella che c'hai tu? Sembra strano, eh? A parte che queste nuove schede video c'hanno delle cose completamente diverse. Pure sono proprio ottimizzate per giocare. Quindi magari te potrei anche capire. Ovviamente devono pareggiare AMD con i prezzi. Ma AMD, boh. Lo so, c'è gente che prende AMD, ma io non me lo farei mai in computer AMD. Sarò sbagliato io. Ma non me lo farei mai. Attenzione, colpo di scena. Filippin. Ma qual è poi la più potente? La 390 faranno? La 3090. La mia 2080 un anno fa nuova è. Ora costano la metà e hanno il 40% di prestazioni in più. La 390 sarà una bestia sicuramente. Costano la metà e 40 prestazioni in più. Infatti è scandaloso. E che fai qua a 2080? Te la dai in faccia? Non te la vendi? Che fai? Te la vendi allo stesso prezzo della 360? Chissà la compra. Te la rivendi a metà di quello della 360? È sbagliatissimo. Perché così poco prezzo? Che hanno scoperto nel frattempo? Questo già l'ho piazzato.
frattempo sto giocando anche a Stream Rider. La vendi e come? Perché le 360 saranno poche, quindi come dopo venderanno la 360 al prezzo più alto. Puoi vendere la 2080 ancora a 400 euro. Ah, quindi tu ti vuoi praticamente aggiudicare... Ti vuoi aggiudicare subito la 3060 a un prezzo più basso. Per poi, giustamente dici, già ce l'ho, è meglio della 2080 e ti rivendi la 2080 a più di quella della 360. Veramente un guadagno netto di 100 euro circa. Questo è quello che vuoi ricavare, dici, eh? Se ti riesce non è male come pensiero. Esatto, perché prende la senza che dopo c'è ci vada in più. A posto, vedi che già t'ho capito quello che vuoi fa. Però mi sembra strano che allora che il prezzo sia così basso. No. Mazza, 3,80, 8,50. Allora, è tanto. È tanto, ma ci sta. Immagino, ma secondo me va bene pure la 360 per sempre. Pensa, io sto pensando a fare una 2080 Super su un portatile e sto aspettando che scendano i prezzi, così, perché tanto faranno sicuramente i portatili con la 380, 360, queste cose così. Sicuro che li faranno. Hai capito, Filippin? Però non mi interessa. Io voglio a 2080. Per giocare in Full HD va più che bene a 2080. Ma andrà bene per sempre. La 2080 in Full HD a regge qualsiasi gioco, pure fra 10 anni. Il problema è se ci vuoi giocare in 2K o in 4K. Là è un altro paio di maniche, allora. Però se ci vuoi giocare in Full HD a 2080 Super va più che bene. Se non ci avrai nessun problema. Non ci avrei nessun problema se ci vuoi giocare a 2080. Io voglio un monitor da 300 Hz, 2080 Full HD. Già l'ho visto. Il portatile, dico, 17 pollici mi va bene, 300 Hz, 2080 Super, vai una bomba. I giochi dal 2019, la mia 2080 gioca a tre quarti dei giochi in 60 fps a 4K, lo so, è tanto, però 60 fps, per giocare a livello competitivo 60 fps non ci fai niente. Vai via, amore, vieni qua, fatti salutare. Questo rumore. Sì, c'è la telecamera. Non vuoi la telecamera? No, il mio amore non vuole la telecamera, mi vuole salutare. Allora, live pulita, ecco qui. Non c'è più la telecamera, vieni qua. Sì, sicuro, amore. Non ti sentono, eh? No, bello, bello. Va bene. Ciao, ci vediamo stasera. Ciao, amore. Ti stai a muovere? Vediamo. No, bacio. Che cosa? A posto, ecco, mi ritorno, eh. Eccoci qua. Aspetta, c'era la live di Card Monster. Oh, questo amicizia non vuole giocare. Famo così.
Non c'ho manco un amico online, che vergogna. Vabbè, fammi un acquisto al negozio. Allora, ultimamente non mi va tanto di giocare, però come al solito questi sono giochi a lunga durata, a lungo termine, nel senso che bisogna fare per forza le giornaliere. Ieri siamo passati all'arena leggendaria, se ve lo siete persi basta ritornare sul mio canale YouTube per guardare il video della scorsa puntata. E poi adesso a sto punto mi faccio una farmata veloce per mettere mostri e cose. Al giochi che mi stavi dicendo, scusami, scusa l'interruzione. Allora, intanto metto la live di Stream Rider. Che c'ha il cane, paia? Calma. Mamma mia. Sentilo come abbaia, senti. E sta andando malissimo la live, attenzione. Allora, Stream Rider l'abbiamo stravinto. C'è una 2080 in Full HD, raggiungi anche i 165 Hz. No, no, no. La 2080 Super raggiunge anche i 300 Hz se ci giochi in Full HD. Che cosa stai dicendo? Dipende che gioco, ovviamente, eh? Dipende sempre che gioco, però ti assicuro che... Oh mio Dio, che c'ha il cane? Aspetta un po', ma che c'ha? Marte panza. Mi sta andando mia sorella. Oh mio Dio. La Super, sì, grazie. È quello che so di. La 2080 Super io me devo fare sul portatile. Basta non giocare Flight Simulator e sei a posto. Flight Simulator. Beh, bassa qualità. Lo sai che a me non mi interessa tanto la qualità, eh? Alla fine a me basta che io gioco bene. A me mi deve girare il gioco. Poi, se mi faccio sto portatile che sta in lista, diciamo. Sto aspettando, vediamo un po'. Riesco a accumulare qualche soldino da ste live, ma vedo di no. Lo vedi lì in basso? C'è scritto New Stuff Asus ROG Zephyrus GX701. E praticamente è quel. È l'Asus ROG, il nuovo portatile che mi devo fare, che ha la. Vedi in basso a destra, no? Ci stanno le donazioni. Costa un pochettino per ora. Però sto cercando di farmi quel portatile lì. Perché con questo che già ho. Mi ci gestisco la live. E con quell'altro ci gioco a pieno. E quindi sarebbe davvero una bella botta per me. Bel salto di qualità. Perché potrei giocare oltre a più giochi. Potrei portare più giochi. Perché ovviamente c'è una scheda video migliore. Potrei giocare a giochi migliori. Oltre quello... Potrei giocare davvero infiniti giochi, perché la grafica la potrei anche sempre abbassare e potrei giocare a tutto. E sto puntando un po' a quello. Però bisogna sempre vedere. Per ora stiamo così. Fermi. Giochiamo a giochi che... riesco a streamare, perché quello è il problema. Io c'ho un problema, perché io adesso con sto portatile gestisco tutto. Gestisco la live, gestisco le Stream Rider, che è un altro programmino che è pure stupido, però intanto gestisco il programma per streamare, la live che mi succhia internet, i giochi che succhiano internet, il Stream Rider che succhia internet, e il computer è quello che è. Quindi non è che se può avere tutto. Se invece ci avrei due cose, due computer, questo è abbastanza potente per gestire la live e quell'altro abbastanza potente per giocare, starei da paura. Vabbè, allora tu fai bene. Se non giochi online, fai bene a puntare sulla grafica. Poi se ti piace vedere i giochi in alta risoluzione, ovvio che fai bene così. E certo.
Io purtroppo che gioco in live, mi piace essere anche un po' competitivo su alcuni giochi che lo permettono. Con la tecnologia che ho adesso non posso essere assolutamente competitivo perché io al massimo adesso ho un monitor da 75 Hz e devo giocare magari tutto a bassa risoluzione per mandare il gioco a 75 Hz e manco ce va. Perché con la live inserita mi va a schiatti, c'ho problemi di lag e cose così. È impensabile. Se invece ci avessi una tecnologia che mi permette di fare 300 Hz, avere il gioco magari in massima qualità e mandarlo, oppure media qualità e mandarmi a 30 Hz, a 300 Hz, sarebbe davvero quasi competitivo. Perché tanto ormai è quello. Non è che ci gira intorno, la realtà è quella. Puoi essere competitivo, ci devi avere una macchina buona. Puoi essere bravo quanto te pare, ma se vai a 75 Hz e quello va a 300, praticamente è tu come se fossi appannato, invece quello ci vede bene. Buongiorno Alessio, buongiorno. Bentornato Alessietto. Aia, mo mi pio una botta qua, vabbè. Non ci ho fatto caso al riflesso magico, aia. È un monitor da online. Allora, io uso un MSI Optix. È bello l'MSI monitor. Da un millisecondo e 144 Hz. Sì, è bello competitivo. Bello competitivo. Quanto è grande? 27 pollici. Mego. 27 è? Quanto è grande? Ah, 2K 144. Madonna, 2K 144. Ma quanto l'hai pagato? Un 27 2K 144 Hz. Mamma mia. È devastation proprio. È 500, immagino. Eh beh, però tanta roba, eh. Zazu, tanta robetta, eh? Un millisecondo a 144 Hz, 27 pollici, c'è una sleppa così. C'è una sleppetta così grossa. Stai così, quando giochi fai così. Ci sta, eh? Ci sta, ci sta. Almeno che non c'è, ci giochi da un po' più lontano, ovviamente. Io, avendo un 17 pollici qui e di là un 22, mi pare questo è un 22, un 20, non mi ricordo. Ora costa 300. Vabbè, boh, è normale, normale. Non ci pensa. È tutto cala. Tutto cala. Normalissimo. Che devi fare? È così, è la vita. Appena la compri già svalutato, Carcolo. Appena lo compri già vale di meno. Già ci hai rimesso praticamente. Lo so. Infatti questi pezzi qui così li devi seguire tanto online se trovi l'offerta quando cala di prezzo, ne sono rimasti pochi articoli e te lo porti a casa. Là ci hai guadagnato veramente tanto. Un po' come ho fatto io con questo portatile qua. All'epoca sto portatile costava 2.500 euro. Io l'ho trovato in promozione perché era stata una fiera così, costava 2.200, ma perché l'avevano già acceso, mica per niente. Però era già aperto praticamente. Però 2.200 era nuovo. Quello mi ha detto, guarda, l'ho aperto io, è nuovo, non ci ho fatto mai niente. Mi ha levato 300 euro all'epoca, 300 euro all'epoca e quindi ho pagato 2.200. Alla fine ho preso a 2002. Se ci pensi adesso sul mercato sta, se lo vuoi nuovo, il mio ci sta magari con a 2080 dentro invece che a 980. Però stessa scocca, stesso computer sta a 1000 euro. E io ho pagato 2002. Però parliamo dei 7 anni fa. Adesso se me lo dovrei vendere, questo lo dovresti vendere a 500. Chi è? Sta messo bene, in buone condizioni. Gli ho ricambiato la pasta termica quest'estate. L'ho rifatto, ricontrollati, posso vendere a 600 euro. Ma non di più. Perché la gente dice,
Cioè, io con 700 euro me lo compro nuovo, certo, magari non c'ha ste prestazioni, però è quello il discorso. Non c'è poi fa niente. È così. È così, è così. Guarda, per esempio, io mi sono fatto. La mia ragazza gentilmente l'anno scorso a Natale mi ha regalato il ROG Phone 2, che secondo me è il best cellulare che io ci abbia mai avuto e è stato fino all'anno scorso uno dei migliori cellulari del mondo, che a me mi ha dato tante soddisfazioni. Però vedete quest'anno che è uscito il ROG Phone 3 e cambiano alcune cosette rispetto a questo. Già ti fa capire che quello che c'hai te adesso non vale più niente perché è uscito quello nuovo. Questa è l'unica pecca che purtroppo non c'è poi fa niente, capito? È così, funziona così. Il nuovo vi è sempre diventa vecchio subito. Però l'importante è che tu sei contento di quello che c'hai, capito? Ti ha dato tante soddisfazioni? Io la PS4 Pro l'ho pagata 199 2 anni fa perché era in sconto solo per 2 giorni. Vedi, hai preso l'occasione, Alessio. Hai fatto bene, hai preso l'occasione e dici: mi conviene, la prendo a posto. E hai fatto bene. Mo' non so a quanto sta adesso una PlayStation 4 Pro, però hai fatto bene. E devi prendere le occasioni. Le occasioni, io mi ricordo quell'anno. Che cambiai la 360, l'Xbox 360 con quella nuova che era quella nera, sempre 360, però con la Kinect nera. Se davi indietro quella vecchia, te ridavano quella nuova con un piccolo sovrapprezzo. Ovviamente io ho portato due joystick, i giochi e quant'altro e mi pare che pagai solo 70 euro il cambio. La mia però era difettosa, si stava per rompere, per questo venivano cambiate. Io gli ho rifilato una console vecchia e mi sono ripreso una console nuova con 70 euro quando costavano 200 euro. E ci ho guadagnato pure io lì. Però sono occasioni che te possono capitare. E ancora funziona quella 360 che c'ho. Non ce l'ho più io, ce l'ha mia cugina, l'ho regalata a mio cugino. E la usa mia nipote, quindi. Però sono occasioni, occasioni. E io sono sicuro che sto monitor 27 pollici, 2K, 1 millisecondo a 144 Hz, t'ha dato tante soddisfazioni. La mia 980 è immortale, no, Zazu? Fermati. Quest'estate sono andato da un amico che saluto, Christian. Sono andato proprio a casa sua, mi ha riparato il computer con proprio una cavolata de prezzo. Me l'ha aperto tutto, l'abbiamo smontato. C'avevo la pasta termica. C'ha presente quando apri il pacchetto di crackers? La pasta termica era come un crackers spezzettato. Era così. Sia la pasta termica degli hard disk, tutta praticamente crepata. Non c'era più niente di morbido. Quindi gli abbiamo cambiato tutta la pasta termica. Alla scheda video, al processore, dappertutto. E il computer mi è rinato perché a me mi dava un sacco di problemi prima. Mi si surriscaldava troppo, la scheda video mi si riscaldava troppo e non riuscivo a capire perché. E invece poi alla fine, cambiando la pasta termica, mi è rinato il portatile. 980 con 6 giga, aspetta, mo te lo dico. Allora, ah no, non sta. Non sta qua, aspetta, gestione dispositivo. No, 80. Aspetta, faccio prima così. Nel senso, se sto a fare 10.000 cose. Aspetta, che metto i mostri così finisco l'evento. Mi pare 6 giga.
Mi pare, eh? Non vorrei insistere. No, dovrebbe essere... No! Dovrebbe essere... GPU... Da 4 giga. Da 4 giga. Da 4 giga. Memoria GPU 4 giga. Da 4, da 4. Da 4, da 4. Ma alla fine, se cambiassi la scheda video a sto portatile, non è male, perché l'hard disk alla fine... Cioè, l'hard disk... il processore va, perché è in i7, sesta generazione, alla fine va. Il problema è la scheda video. E non è tanto il problema giocarci. Il problema è perché io gestisco sia la live che il gioco. E questo è il problema. E non ce la fa, capito? Non ce la fa a gestire live e gioco insieme. Oh, questo mi ha fatto sudare fino alla fine, proprio. Il problema è quello. Con gli 7 sesta generazione puoi avere anche... Sì, lo so. Infatti c'è questo portatile con la 1080 dentro. Però il problema è che io dovrei comprarmi... Cioè, io non so se lo slot è uguale... della scheda video, può darsi che dentro è diverso, capito? C'è lo stesso case che ho io con la 1080, infatti. Perché il processore lo richiede. Però il problema è, dove la trovo? Come faccio a comprarmela una così? Allora, se riesco a fare una battaglia con gli amici, anche oggi a giornaliera è fatta. Il problema è che... Vediamo un po' se qualcuno vuole accettare un amichevole. Dai, un secondo ci vuole, un secondo. Fai tuc e finito. Infami. Grande, ti ringrazio, guarda. Grazie. A posto, visto? Un secondo ci vuole, fammi dire. A posto. Un secondo, grazie. Olè, ecco fatto. A posto, giornaliera fatta, finita. Come ho detto, ieri sono passato in arena. In arena leggendario, quindi non ce ne frega manco più niente di giocare. Può anche schiattare così. Cioè, intanto faremo le missioni col pass, che mi sa che devo aspettare ancora. Ah, devo mettere altri 22 mostri in arena, però vabbè, c'è tempo. C'è tempo, questa scade fra 4 ore. Domani magari giocheremo in arena. Perché così sbloccheremo anche la nuova settimana e poi vedremo. Per adesso stiamo così, stiamo fermi. Posto così. A Warface ho fatto 118 kill in una mappa con sto monitor. Mi immagino. Casco è quello, è un gioco comunque abbastanza leggero. E col monitor che c'hai tu a 144 Hz fai un casino. Lo so, io quando lo dico la gente non ci crede, che purtroppo ormai la tecnologia fa la differenza. Ma in realtà è vero, è così. Cioè, le prestazioni fanno la differenza. Oh mio Dio, due carte leggendarie. Vediamo un po' se Zazu ci porta fortuna. No. Vabbè, comunque è leggendaria, però no. Mego, una carta elite, grande Zazu. Una carta elite, peccato che è doppiona, ci daranno una pietra, una soul stone. Però ci ha dato la carta elite, sto infame del gioco. Ci ha dato una carta che non ce l'avevamo. Perché la soul ne dobbiamo prendere tre, sto infame. Però GG, raga, è buona questa. Già ce l'ho. Vaffan bene, ma vabbè, una soul, ciao. Una soul sola. E che quando ti saluto... Ne dobbiamo prendere tre. Niente, vabbè, però. Peggio, era meglio una carta che non c'avevo. Era meglio una carta che non c'avevo che quella. Eppure ce ne stanno tante d'elite, porca.
Mannaggia, mannaggia. Guarda quante non ce n'ho, ma ho dovuto da una che c'ho. Ma guarda, io non ci credo. Non ci credo, ce n'ho tante. Guarda quante non ce n'ho, ma ho dovuto da quella che c'ho. Vabbè. Basta. Vergogna proprio. Allora, passiamo all'ego. Stacco così i card monster, via.